online il bando sulla un corso di alta perfezionamento sulla sicurezza portuale. Cosa ci può dire, Rettore? Dunque, il corso prima di tutto è online e quindi si può già iscriversi. Le iscrizioni terminano il 12 settembre e il corso inizierà nella seconda metà del mese di settembre, il 20. Quindi bisogna affrettarsi ad iscriversi. Tra l'altro la tassa di iscrizione è in parte compensata da tante borse di studio messe a disposizione dall'INEL, che è un partner di questo progetto. Intanto acquisire le informazioni che online sono disponibili. È un corso innovativo che riguarda come gestire la sicurezza in un'attività economica che è molto inusuale, come l'attività in campo portuale. Tra l'altro, i recenti fatti di cronaca rafforzano la necessità di questi corsi di perfezionamento, quindi l'invito è a tutti i datori di lavoro, a tutti quelli che hanno attività economica, commerciale nel porto, di seguire questo corso. Quindi l'importanza è trovare una lingua comune all'interno, diciamo, del settore del porto, quindi delle attività del porto. Sì, ma soprattutto rendersi conto di quali sono i rischi nelle attività portuali, che sono molteplici. Quindi è più un fatto di cultura, cioè un fatto di comprendere quali sono i rischi e quali sono le attenzioni da porre per evitare questi rischi. Perché poi alla fine, oltre che migliorare diciamo, il lavoro, si migliora anche il manufatto, si migliora anche le azioni che nel porto vengono sviluppate. Quindi si guadagna tutti e quindi l'importante è favorire queste azioni di promozione.